Il vuoto non è vuoto. Il vuoto è un concetto filosofico. Ma il vuoto dell'universo non è vuoto. Il vuoto è pieno. In realtà il CERN è un grande laboratorio. Questa città esiste per produrre scienza e tecnologia di altissima qualità. Ci sono tanti edifici, la banca, l'ufficio postale. Volendo potresti non uscire mai, non ne hai bisogno. Qui non hanno alcuna influenza i concetti di nazionalità o religione. Per quasi tutti i lavori serve spirito di squadra e di solidarietà, non di competizione. Non c'è differenza tra un atomo americano, uno russo e uno iraniano. Sono tutti atomi e sono tutti uguali. In questo posto è consentito sognare. Il World Wide Web è stato inventato qui. Per fare ricerca scientifica vera, si deve accettare di vivere nell'ignoranza. Siamo spinti dalle domande, perché queste domande sono fondamentali. Di cosa è fatto l'universo? Di cosa? Di quasi niente. Quasi niente. Parliamo di documentari. Sapete quali sono quelli che hanno fatto i maggiori incassi globali di tutti i tempi? Ecco, ve lo dico con una top 10 molto interessante. Allora, il più fortunato di sempre è quello su Michael Jackson, This Is It, del 2009, di Kenny Ortega. Poi al secondo posto c'è Grand Canyon, The Hidden Secrets, del 1984, di Keith Merrill. Al terzo posto c'è Fahrenheit 9/11, del 2004, di Michael Moore. Al quarto posto La Marcia dei Pinguini, del 2005, di Luc Jacquet. Everest, del 98, di David Brashears, Greg McGillivray e Stephen Judson. Al sesto posto c'è Space Station, del 2002, di Tony Myers. Al settimo, dall'85, The Dream Is Alive, di Graham Ferguson. All'ottavo posto, del 2009, Earth, di Mark Linfield. Al nono posto, dal 1998, Mysteries of Egypt, di Bruce Neibauer. Al decimo posto, Deep Sea 3D, di John Bruno, Ray Quint e Andrew White. Cosa ne pensate di questa classifica allora? Siete d'accordo? Voi li avete visti questi film documentario? Scrivetemi la vostra opinione nei commenti, come sempre.